come invece ha recepito tutto quello che arriva dallo studio un altro grande del nostro sport, Pecco Bagnaia, orgoglio italiano. E a proposito di orgoglio italiano, c'è lui, Fefè De Giorgi, il commissario tecnico della nazionale italiana maschile, campione del mondo, campione d'Europa. Lui ha vinto 3 mondiali da giocatore e 1 da commissario tecnico. Fefè, buonasera, benvenuto alla Domenica Sportiva e soprattutto tanti complimenti per la tua nazionale, per questo cammino praticamente perfetto in un europeo in cui l'Italia ha detto che sa solo vincere. Ora siamo ai quarti di finale. Sì, intanto buonasera, grazie per l'invito, saluto tutti, tutte le persone, i personaggi, i grandi personaggi che sono in studio. E, dai, io sono abbastanza soddisfatto fino adesso, come può essere un allenatore che ancora gioca un momento importantissimo dell'europeo, quindi credo che la cosa bella, bellissima che stiamo vedendo in un europeo un po' particolare, cioè itinerante per l'Italia, abbiamo toccato diverse piazze, c'è un entusiasmo bellissimo, c'è grande emozione, ci sono tanti ragazzi, ragazzine, ragazzini, famiglie. E insomma, diciamo, al di là poi del risultato, il vedere questa reazione da parte dei tifosi è una grande soddisfazione, perché vuol dire che insomma è una squadra che comunque trasmette emozioni, trasmette cose positive. Allora Fefè, ieri un successo netto, senza discussioni, sulla Macedonia del Nord. Adesso abbiamo l'Olanda nei quarti di finale. E allora l'Olanda ci ricorda momenti anche piuttosto spiacevoli nell'epoca della generazione dei fenomeni. Guarda, ti mostro che cosa è accaduto purtroppo nel 96, l'Olimpiade, l'Atlanta, e la voce di Jacopo Volpi, oggi direttore di Rai Sport, all'epoca ha raccontato la generazione dei fenomeni. Vediamo che cosa è successo in finale dell'Olimpiade. Battuta corta, Papi riceve malissimo, Toffoli può solamente palleggiare, Blanchet, Ronny Sverver difende Bovolenta, poi Toffoli e Gianni, il pallone è passato fuori, peccato, e l'Olimpiade dell'Olanda, e l'Olimpiade dell'Olanda, 17-15 al tie break, l'Olimpiade... L'Olimpiade dell'Olanda è stata dell'Olanda, però questa è un'altra Olanda. Ricordiamoci che nel 94 la finale mondiale, Fefè, abbiamo vinto noi. Sì, sì, ma era un video benaugurante o qualcosa? Sì, assolutamente. No, tra l'altro... Raccontacela l'Olanda di oggi. Io non c'ero, quindi sai, posso dire che non c'ero. Ma è vero che con l'Olanda sono state sempre grandi battaglie. Sì, quel periodo è stato un periodo che insomma ce le davamo a vicenda da una parte e dall'altra. Ma anche adesso è una squadra competitiva, quindi chi arriva ai quarti di finale di un europeo vuol dire che ha sostanza, no? E noi abbiamo chiaramente grande rispetto dell'Olanda, che abbiamo incontrato l'ultima volta l'anno scorso nella VNL che si è giocata a Bologna, e credo che insomma alla fine, come stiamo cercando di fare, siamo molto focalizzati su di noi, con grande rispetto per quello che sono gli avversari, ma cerchiamo di esprimere al massimo il nostro gioco, chiaramente sapendo che c'è sempre un avversario davanti. Alberto Rimedio. Ma Fefè, forse sarà per il ruolo che insomma li vede sempre protagonisti. Ciao, ciao Fefè, oppure per la personalità molto forte, però immagino che avere a che fare con gli opposti non sempre sia facilissimo. Penso all'Aigonu, penso a Zaitsev. Ora, io non credo che Mazzanti sia un folle che abbia escluso l'Aigonu dalla formazione titolare per un capriccio, credo che lo abbia fatto perché magari aveva delle particolari esigenze di equilibrio all'interno dello spogliatoio. Come si gestisce in via generale una personalità così forte in una squadra, soprattutto se si dovesse pensare che magari certi comportamenti non vanno nella direzione giusta, in generale? Sì, in generale, però hai nominato l'Aigonu, quindi bisogna stare... Diciamo che non conosci la situazione da dentro, no, però insomma sei abbastanza pratico della vicenda e quindi sicuramente un tuo parere è un parere di peso. Sul discorso delle personalità,
Sì, il discorso delle personalità non sono una cosa negativa, ma anche le persone che hanno la voglia di realizzare, che hanno una parte, diciamo, di egoismo sano, lo dobbiamo chiamare, nel senso che l'egoismo è importante per voler raggiungere risultati, ma poi quando sei all'interno di una squadra lo devi mettere a disposizione della squadra, no? Perché se non avviene questo passaggio diventa un po' complicato. Quindi questo in generale non è un problema avere grandi personalità o giocatori forti, ma diventa un problema se queste non si integrano e non si mettono a disposizione della squadra. Io ho una squadra di 14 titolari un po' formato famiglia, non esistono le prime donne, lo dice spesso Fefe De Giorgi, lo dice anche il presidente della Federazione Manfredi, è questa la forza? Beh, questo è un gruppo molto, molto compatto, molto unito, ci sono giocatori molto forti, ma diciamo il nostro... Dall'inizio, da quando ho iniziato questo percorso, diciamo, ho messo le cose abbastanza in chiaro che sicuramente la parte, diciamo, di qualità dei giocatori ci devono essere. Ho guardato molto ai giovani, soprattutto per dare opportunità dei giovani che avevano possibilità, ma soprattutto fare un percorso anche di valori insieme a quello tecnico, perché alla fine se non hai la sostanza che viene data dai valori, che sono il rispetto, disponibilità, tutto quello che entra all'interno, la maglia, il sentire la maglia azzurra, il rappresentare la propria nazione, sono delle cose importantissime che danno sostanza, che danno, diciamo, la parte delle fondamenta di una squadra sulle quali poi costruisci tutti gli altri aspetti tecnici, tattici e quant'altro. Adriano Panatta. No, ma solamente io non ci conosciamo, Fefe, però volevo sottolineare veramente... Si vede proprio che fai bene il tuo mestiere, perché quando parli hai questo equilibrio, questo modo di parlare che sicuramente trasmette ai tuoi giocatori, che dà serenità. Cioè, io vedo i capitani, i direttori tecnici, come secondo gli sport, come si chiamano, ecco, dovrebbero molto imparare da te. Devo dire che ogni volta che parli non fa una piega, tanto per essere chiaro. Ti ringrazio Adriano. Sono un tuo tifoso, sono sempre stato un tuo tifoso. Mi fa piacere che mi rivolgi queste parole, di questo attestato di stima, ti ringrazio. Giusi, per chiudere la pagina con Fefe De Giorgi. Sì, l'Italia dell'Eurovolley continua a volare in occasione anche dell'ultimo successo, l'abbraccio degli azzurri che in realtà va a testimoniare e simboleggiare l'unione di un gruppo sicuramente di ferro, anche questa l'arma un po' segreta, no? di questa nazionale, un cerchio che ritorna, chissà, forse un rito scaramantico. Lo scopriremo nel corso di questo campionato europeo da seguire sulla RAI. Grazie. Fefe De Giorgi. Io non c'entro niente con quel giro, non c'entro niente. Infatti non è stata un'idea mia, è stata un'idea dei ragazzi che però rappresenta molto quello che loro sentono. È scaramantico comunque, sì, diciamolo. Ormai sì. Ma sai, scaramantico, no, più che altro sono dei riti per richiamare le energie migliori, non è la scaramantica. Magari bastasse fare il cerchio per vincere le partite, magari. Grazie Fefe De Giorgi, in bocca al lupo, martedì abbiamo il quarto di finale contro l'Olanda, in bocca al lupo a lui e a tutti i suoi ragazzi.